Adesso è sicuro! Ehi, stavo cercando la mia gente, ma... Beh, ecco. Grazie per avermi salvato la pelle. Ku, il piacere è mio. Tu sei quel Gong Gong, il guerriero più forte dei due regni. In persona. Devo dire che anche tu te la cavi a combattere. Chi? Io? Nah, sono solo una persona normale in missione per salvare il mondo, quindi... Beh... Io sono in missione per recuperare la mia arma. Ho dovuto nasconderla da quei brutti ceffi. Ehi, perché non vieni alla sala di Zurong, più a nord? Potresti essere utile, oh, cioè, entusiasta. Aspetta, non ti ho detto... se n'è andato. È bello sapere che Gong Gong è vivo. Me l'ero sempre immaginato come un duro. Il vero Gong Gong è diverso. È piuttosto imbarazzante, ma ho perso le mie chiavi. Credo che di sotto ci sia un meccanismo ad emergenza. Perché gli dei mettono sempre tutto sotto chiave?
che questo posto è stato costruito in onore della serie di signori del fuoco nel mio clan. Quando ne moriva uno, il titolo di Zurong passava a un altro dei nostri. Davvero è interessante, ma non è molto d'aiuto, mio signore. È uno dei miei suoni preferiti, insieme a quello delle lame che si scontrano e alle fusa dei gattini. Le mie bambine, le fiamme di Yan Di. Quindi quelle sono le fiamme di Yan Di? Oh, è stato più facile del previsto. Sei pronto? Ammira! Dicevo, ammira! E dai, antenati, non di nuovo. Le ore Yan Di. Vedete forse altri eredi di Yan Di, antenati? Va tutto bene, Lord Gong Gong? Scusa, amico, ho perso le staffe. Immagino che sia uno di quei giorni del calendario lunare. I miei antenati sono un po' scontrosi, ma niente di che. Le fiamme sono controllate dai tuoi antenati? Più o meno. Dopo che la corte di Tian ci ha cacciato, ho giurato di fronte a loro e al mio popolo che avrei preso a calci quelle chiappe imperiali. Ho ereditato la loro battaglia e queste super fiamme. L'eterna lotta tra il clan Yan Di e la casa imperiale di Huang. Le fiamme, questa torcia, la loro eredità, il mio retaggio. Comunque, qui vicino c'è un passaggio segreto per Tian e lassù ci sarà qualche sfigato che non vede l'ora di farsi prendere a calci nel sedere. Devo solo dare un po' di spettacolo per i miei antenati e le fiamme torneranno ad ardere. Sono stato lassù e non c'è più ed è sparito. Di nuovo.
Ah, non sapevo che la specialità di Lord Gong Gong fosse correre via all'improvviso. Devo farmi un'idea migliore del territorio nel caso scappasse di nuovo.